Capitolo 1128. Devo essere sincero, ci sto capendo pochissimo. Cioè, sono in uno stato di confusione assurdo. Cioè, non c'è niente di chiaro. Veramente, non mi aspettavo per nulla un inizio di saga del genere per Elbaf. Mi aspettavo l'avventura, volevo l'avventura, però così tanta confusione, però non confusione in senso negativo. Cioè, vedere un qualcosa che non t'aspetti di così tanto inaspettato, veramente ragazzi, non ci avrei scommesso praticamente niente. Cioè, loro sono arrivati in questo mondo, si sono divisi e incontrano animali strani, esseri strani, si ritrovano all'interno di quello che può essere un gioco per un gigante. Questo gigante è totalmente diverso dagli altri giganti, anche lo stile in cui è disegnato sembra essere totalmente differente da quello che è lo stile solito di Oda. Non sappiamo nulla di lui, non sappiamo cosa ha intenzione di fare, non sappiamo come li ha presi, non sappiamo perché li ha portati in quel luogo. Veramente tanti, tanti misteri, tante domande che sicuramente andranno a risolversi nei prossimi capitoli, perché non andremo ancora per le lunghe con questo giochino. Però vi giuro, mi dà davvero l'impressione di essere arrivati in una saga, non voglio dire filler quasi, ma in un qualcosa totalmente diverso, estraneo ed estraniante. Cioè, vi giuro, non riesco neanche a dire tantissime cose, o meglio, magari ce ne sono di cose da dire, però c'è, ho veramente bisogno di schiarirmi le idee, rileggerlo più volte, cercare di comprendere, provare a capire qual è la direzione in cui sta andando Oda. Chi è questo cavolo di personaggio, il dio del sole? Proviamo a mettere, cioè, a fare un elenco delle cose che sappiamo. Pare essere certo che si trovino a Elbaf. Pare, no? Perché comunque stanno all'interno di una stanza gigante. Cioè, una stanza che ospita un gigante. Questo gigante, a quanto pare, ha costruito un mondo di Lego, quindi un mondo finto, in cui vivono delle persone. Praticamente è una sorta di acquario che lui riesce a vedere dall'esterno, mentre le persone all'interno non vedono nulla di quello che lui fa fuori. Ok? Quest'uomo viene chiamato il dio del sole. È, ripeto, totalmente diverso dagli altri giganti che abbiamo visto. Gli altri giganti sembrano essere molto, veramente sembrano ricordare i cartoni animati per i bambini, no? Quei giganti che solitamente vedi, che vedevi appunto in il Vichingo. Oppure sembrano essere i galli di Asterix e Obelix. Hanno un aspetto molto divertente, giocoso per la maggior parte. Sono tutti molto grossi, molto rotondeggianti, sono bellini da vedere. Questo gigante invece ha una fisionomia che ricorda manga, storie diverse, storie un pochino più oscure, no? Meno divertenti. Io ho pensato a The Promised Neverland, per esempio, ma sicuramente ce ne sono tante altre. Quindi anche questa cosa confonde. Perché questo gigante è così diverso rispetto a tutti quelli che abbiamo visto? Perché Oda, per crearlo, per mostrarcelo, per la prima volta tra l'altro, in quella vignetta in cui lui avanza verso la stanza dove si trovano i Mugiwara, il tempio, ha usato quasi uno stile di disegno così diverso dal solito. Cosa vuole dirci? Comunque, ritornando alla lista delle cose che sappiamo, questo personaggio si fa chiamare il Dio, ha creato questo mondo. Le persone che si trovano all'interno vivono la loro vita e riconoscono quel posto come il luogo degli dei.
no? Le terre degli dèi. Ma allo stesso tempo sembrano essere consapevoli di trovarsi all'interno di un mondo in miniatura. Veramente, ragazzi, ora più parlo, più mi vengono in mente delle cose. Quest'uomo addirittura ha ricreato anche Yggdrasil, che dovrebbe essere l'albero che è enorme che si trova su Elbaf. E se ve la butto lì, e se ci fossero diversi mondi? Se i mondi come questa Terra degli Dèi fossero creati dai giganti o da questo gigante? Se i Mugiwara fossero in una delle tante stanze, no? Che ospitano un mondo. La butto veramente, veramente lì, no? Anche facendo riferimento alla questione dei nove mondi di Yggdrasil. Però per capire veramente, per comprendere tutto, bisogna avere una spiegazione su chi è quest'uomo. E oggi le domande sono tante e le risposte pochissime. Poi lui effettivamente viene chiamato il dio del sole, ma è una divinità soltanto perché si è autoproclamato divino, un dio per quelli che vivono all'interno del suo mondo, o è riconosciuto come dio del sole anche al di fuori del suo piccolo mondo, cioè come viene visto dagli altri giganti di Elbaf, sempre ammesso che i giganti di Elbaf sappiano dell'esistenza di questo tizio. E vi giuro, ragazzi, non so che cosa pensare. Però mi sto divertendo. Cioè, vi posso dire che mi sto divertendo. Che tutta questa confusione non rovina, per quanto mi riguarda, la lettura. Stiamo vivendo un'avventura al 100%. Vedere i Mugiwara con quei vestiti, in un mondo diverso, camminare per le strade, chiedere informazioni alle persone per comprendere quello che gli sta accadendo attorno. Mi piace, veramente si sente l'odore dell'avventura, lo sente anche Rufy stesso, no? Quindi è appassionante, è divertente, cioè c'è proprio il divertimento. Quando io dico che bisogna godersi il momento, no? Momento. Che bisogna apprezzare settimana per settimana ciò che leggiamo, o non apprezzare, giudicare semplicemente il capitolo settimanale senza star lì a pensare alla storia generale di One Piece. Intendo proprio questo. Questi sono i capitoli perfetti. Questi sono capitoli che bisogna godersi singolarmente, perché ci sono delle situazioni, anche delle situazioni comiche, strane, che devi apprezzare per quello che sono, non in relazione ad altro. E io vedere Rufy che scappa via sentendo l'avventura che colpisce un vetro, fa rompere tutto, vedere questo quest'uomo su questa cavalletta meraviglioso che nomina i tre dei di queste terre, e vedere i Mugiwara che li hanno praticamente già accoppati tutti nel giro di pochi minuti, mi fa ridere, mi fa sorridere, mi fa divertire. E anche noi comunque con i Mugiwara stiamo scoprendo un mondo, ci stiamo facendo delle domande, siamo tutti come Rufy, Nami, Sanji, Zoro, Usopp e Chopper in questo momento, non sappiamo nulla. Siamo lì con loro all'interno di questo mondo e abbiamo scoperto che sono all'interno di una gabbia, che c'è un tizio enorme che vuole in qualche modo riprenderseli per un qualche motivo, che li ha messi lì sempre per un qualche motivo, e stop, poi bisogna andare avanti. Ora, così come i Mugiwara procedono verso l'altro vetro, l'altro specchio,
per scappare dall'altra parte del regno, e anche noi dobbiamo proseguire questa corsa e vedere cosa c'è dall'altra parte dello specchio. Di qua abbiamo visto, c'è la stanza. E di là? Cosa c'è al di là di questa stanza? Tanta curiosità. E non riesco a provare a prevedere quello che accadrà nei prossimi capitoli. Mi aspetto comunque ancora un paio almeno di capitoli su questa fuga, su questa avventura in questo mondo, almeno uno, e per poi provare a comprendere qualcosa in più in quelli successivi. Però non riesco a prevedere niente, non riesco a dirvi cosa può succedere nel 1129. Veramente tanta difficoltà a prevedere quello che sarà, però allo stesso tempo tanta curiosità. Tanta. Vediamo. Un inizio di saga stranissimo. Però dai, Elbaf, abbiamo sempre legato Elbaf alla favola, no? Perché Elbaf al contrario è fable, no? Quindi alla favola, alle fiabe, alla fantasia, al fantastico. E credo che abbiamo iniziato alla grande, cioè da quel punto di vista. È veramente un'avventura in un mondo fantastico. Dico anche un'altra cosa. Oda solitamente, quando inizia una nuova saga, definisce quella saga, no, all'interno del titolo, che è avventura nel mondo dell'avventura nel regno di avventura qui bla bla bla. In questo caso ha utilizzato avventura nel regno misterioso. Quindi secondo me il mistero può essere la parola chiave della saga di Elbaf. Il mistero al 100%. Può essere al centro di tutto. Tutti gli eventi possono girare intorno al mistero, che può essere un qualcosa di positivo, perché non è detto che il girare intorno al mistero significhi creare nuovi misteri. Può essere anche scoprire cose, svelare i misteri, no? Quindi secondo me la parola chiave di questa saga è mistero. Se ci pensate, quando è iniziata, non vorrei sbagliarmi, ora vado a memoria, quando è iniziata la saga di Dressrosa era avventura nel regno dell'amore e della passione. E comunque amore e passione sono stati veramente elementi cardini, no, della saga di Dressrosa, se ci pensate. Perché l'amore tra Viola, no, e scusate, tra Scarlet e Kyros, l'amore tra padre e figlia, sono state questioni centrali. La passione, la voglia, la terra della passione, no? Sono stati tutti elementi centrali in quella saga. Quindi avventura nel regno misterioso ci suggerisce che il mistero, almeno secondo questa mia lettura, possa essere l'elemento chiave della saga di Elbaf. Non so voi come la pensate, però secondo me sì. E ci fermiamo qui.